ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Bentrovati amici radioascoltatori di ANG in radio Agropoli Generation. Questa sera con noi Cinzia Matucci, presidente dell'associazione Camminare Insieme, nata nel 2006, nonché gestore del centro diurno L'Arcobaleno per persone con disagio psicosociale in adulti e ragazzi. Buonasera Cinzia. Ciao, buonasera, buonasera, buonasera a te. Buonasera. Salve. Ciao, dove ti trovi in questo momento? Noi siamo con il gruppo di alcuni ragazzi del centro L'Arcobaleno, siamo in pratica vicino al Cineteatro. Noi ci siamo posizionati qui all'aperto, la struttura del Cineteatro di Agropoli. Bene, chi è l'associazione Camminare Insieme e il centro diurno L'Arcobaleno? Ci racconti un po'? L'associazione L'Arcobaleno è una vita che lavora con ragazzi con disagio in generale, si organizzano tantissime attività, i ragazzi sono veramente un gruppo favoloso, non perché sono di parte ma si impegnano, sono sempre disponibili a qualsiasi iniziativa che si va a proporre, si fa a teatro. Abbiamo costituito un gruppo proprio, una compagnia, abbiamo un coro, facciamo attività manuali, fanno il laboratorio di pesca, ma davvero tante cose. Io vi vorrei far, è giusto che si presentano anche loro, ognuno di questi ragazzi, magari ascoltare loro. Volentieri, grazie. Grazie a te. Sono Pasquale Volpe, ho 61 anni e poi stiamo al centro, cosa facciamo, tante cose insomma, però solamente che è venuto questo virus e ci ha messo tutti a tappeto. Cosa ti piace fare? Mi piace fare una cosa di tutto, un misto di tante cose. Cantare, fare lavoretti, fare disegni, insomma, tanto cineteatro pure, spettacoli, tante cose. Bravo! Tante cose. Grazie. Sei un cantante. Io sono pure un cantante. Sono stato pure alla Corriere di Corrado. Wow! Quando avevo... Allora la prossima volta vogliamo vedere. Vogliamo che ti esibisci prossima volta. Poi ad Agropoli qua ogni anno si fa la corrida nel periodo di carnevale. Ma chi c'è lì? Chi è che si vuole presentare? Buonasera. Anna Scozzo. Ciao Anna. È al centro i mosaici, che era stata una sorpresa. Wow. Sì. Fanno male le mani, però è una soddisfazione. Tanti, bello, bello. Coupage, decoupage, poi anche le lingue, studiamo teatro, ballo, canto, ma è stata una bella, io non la conoscevo, però poi sono molto curiosa e chiedendo così ho fatto amicizia con Cinzia, ho detto sempre gentilezza, mi ha invitata, mi sono trovata bene anche con i ragazzi, ho fatto amicizia, ho un carattere socievole, diciamo, molte curiosità e mi piace imparare anche cose che non so fare. Di solito, diciamo, la manualità mi piace, ricamo, faccio lavoro in uncinetto, disegno, però è bello anche partecipare con un coro. Anche balliamo pure, cioè non è importante che siamo professionisti, però ci divertiamo, sono ragazzi socievoli, simpatici, ci vogliamo bene fra di noi, questa è. Ed è una bella cosa questa, grazie. Ciao, Anna, ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao Alessandro, cos'è che ti piace fare al centro? Dunque, sì. Cantiamo, sentiamo un po' di musica,
Grazie. Ma di dove sei? Sento un accento un po' nord. A Roma, sì. Alla città di Roma. Vabbè, zona, va bene. Poi ti sei trasferito qui perché... Sì, sì. Al paese sta meglio. Che le nostre zone sono... sta meglio. Eh sì, che fai? È vero che lavori anche? Sì, lavoro. In frutteria. Quindi ogni tanto vai... Al centro? Sì. Il pomeriggio vai al centro e che fai al centro? Allora, facciamo la prova dello spettacolo oppure cantiamo, facciamo qualche cosa insomma. I mosaici. Qual è l'attività preferita? Cosa ti piace fare? Bella, la messa. Il corso di pizzaiolo. Bene, allora aspettiamo un invito. Vi ricordate come si fa l'impasto della pizza? Sì. Metti un po' di, vabbè, un po' di farina. Forza di pizzaiolo, Va bene, grazie Alessandro. Prego. Ciao. Chi ti manca? Il centro d'Occobaleno. Perché ti manca il centro? Che fai tu al centro il giorno? Cosa bella. E cosa è bella? E cosa? Mosaici. Teatro. Cantiamo. Balliamo. E poi quadri. E quadri di mosaici. Sono andato pure a Salerno. Sono andata a Salerno a vedere... La mostra. La mostra. Van Gogh. Bella! Che abbiamo fatto? Ti piace Van Gogh? Attiva la Salerno. Attiva. Brava! E fai lo spettacolo teatrale, tu che facevi? Lo spettacolo di San Francesco. Ti ricordi? Sì, tu che parte facevi? San Francesco. Tu che facevi? La sua? Suora de... La suora. Suora. Il gusto preferito della pizza. E il tuo gusto preferito quello della pizza? Sì. Poi quello della pesca? Della pesca è tutto. Che abbiamo fatto a pesca? Ha pescato un pesce. Poi? Abbiamo fatto i braccialetti. Braccialetti. Ci sta. Ciao. Anna. Ciao. Anna, racconta di te. Come stai? Male. Ma come? Perché? Perché non riesco a dormire nulla, neanche un minuto. Perché? Non lo so perché. Ti manca il centro? Ora adesso è chiuso il centro sociale. E che cosa fai quando il centro è chiuso? Sento solo i concertini. A te piace la musica? Ah, non faccio nulla, solo un po' di teatro quando viene Enrico e Giuliano. A te non piace fare i mosaici, pescare? Ah, io non faccio quasi nulla. I mosaici, no? Le mostre, però non ho venduto neanche uno. Come mai? Non lo so. Sono bellissimi. Non se li vuole comprare nessuno. La prossima volta ne venderai uno. D'accordo, arrivederci. Buonanotte ai suonatori e ai concertini. Dai, signora. Allora ci stanno i volontari che sono Maria Lorena, Anna Maria, la signora Rosa, Tania, Tonia che mi ascolta. Abbiamo tanti volontari. Ecco. Meno male, davvero una Cinzia. Cinzia, ci puoi parlare un po' del mondo che c'è dietro questa associazione, dietro questo centro? Chi sono i collaboratori? Che cosa fate? E come vi finanziate? Io devo dire, davvero, sono delle persone veramente grandiose, sono splendide perché mettono a disposizione il loro tempo, delle ore, ma non saltuariamente, sono veramente sempre vicino a noi. Dobbiamo dire grazie a tutti questi volontari perché ci sostengono in tutto, il teatro, il regista Enrico Giuliano, la scenografa Carmela Di Menza, tutti questi i volontari, Anna Maria Vassallo, Maria Lorena
Merola, Tonia, il cognome non me lo ricordo. Quindi sono è veramente un lavoro fatto in gruppo, ma perché non poteva altrimenti fare tutto quello, realizzare tutto quello che noi stiamo realizzando da tanti anni, se non ci fossero loro. Davvero devo dire grazie, ma grazie infinite. Chiara, che è qui con noi collegata, vuoi fare una domanda alla signora Cinzia? Sì, se avete trovato difficoltà nell'aiutare questi ragazzi, insomma, se vi sono state difficoltà nell'ideare questo progetto, nel portarlo avanti. Le difficoltà ci sono, però cerchiamo sempre di trovare soluzioni per risolvere i problemi. Sicuramente io mi affido molto sulle mie forze e dei volontari, perché poi andare su altri, come dire, altri aiuti diventa un po' più complicato. Quindi ce le dobbiamo un attimo noi sbrigare le cose. Beh, il sociale è un po' così, ovunque. Famiglie. Io devo ringraziare le famiglie, ognuna di loro, perché mi sostengono sempre, e questo già è non è poco, è tantissimo, davvero è tantissimo. Le famiglie, la signora Rosa, prego, signora Rosa, vedete? Posso presentare una rappresentante di tutte le famiglie che si trova qui, la signora Rosa. Io sono la mamma di Pasquale. Buonasera signora. Noi abitiamo vicino proprio all'arcobaleno, quindi ho saputo che dovevano venire qua e mi sono fatta questa passeggiata, ma vado sempre da loro quando vanno a qualche parte perché c'è mio figlio, mi piacciono tutti, sono bravissimi, bravissimi. C'è la signora Cinzia, che veramente la conosco, si può dire da bambina, è proprio affettuosa con loro, e adesso non vi nascondo che stanno soffrendo tanto sti ragazzi che non possono andare più al centro. C'è specie mio figlio che si è fatto proprio, ha cambiato da capo ai piedi proprio, perché è nervoso, pensa sempre di andare al centro, e noi genitori gli diciamo cose così, cosa, per farlo convincere un poco, e speriamo che il Signore ci manda, ci fa la grazia di stare bene e di raccogliersi tutti di nuovo. Speriamo signora, speriamo che contenti pure che noi si genitori, possa ritornare un po' più alla normalità con loro. Ma vi dico, grazie, che sono tutti bravi, tutti, già da tempo che li conosco. Sì, e ho tanto piacere quando vengono, e io ci tengo a vederli a tutti, perché sono ragazzi veramente buoni, educati, specie con Cinzia, poi con la signora, è numero uno. Vi devo grazie dire signora, grazie mille. E speriamo che il Signore aiuti a tutti. Ciao. Bene. Grazie. Ok, grazie. Daniele. Sì, ciao. A te la parola. Ciao. Volevo fare una domanda a Cinzia inizialmente. Come mai una vocazione simile, diciamo? Guarda, credo che ci si nasce, probabilmente ci si nasce, guarda. E io da piccolina, vicino casa, avevo questa persona con disabilità motoria sulla carrozzina. Io stavo sempre da lui. Era un amico che per me era un fratello, ma da piccola, veramente da piccola. Probabilmente così è venuto, proprio una cosa naturale. Va bene. Grazie. Grazie. Alessandro, vuoi fare una domanda? Un momento che ti resterà per sempre impresso, qual è? Ok, sì, hanno parlato tutti i ragazzi del teatro, perché è un'attività centrale per il centro. Io l'ho fatto sia il cortometraggio che uscirà tra poco, appunto, che parla del coronavirus, e i ragazzi erano molto molto attivi e molto entusiasti di farlo.
e soprattutto il teatro. Il teatro, l'ultimo spettacolo è stato lo spettacolo sulla vita di San Francesco. Abbiamo avuto dei piccoli problemi quando l'abbiamo presentato sopra Agropoli, perché appunto mancanza di linea, il microfono non funzionavano. Quindi un po' è stato della un casino, però il pubblico era comunque molto entusiasta, perché giustamente, non conoscendo i problemi che in realtà c'erano dietro al parco, erano tutti molto molto entusiasti. Eravamo più di 500 persone, cioè il pubblico era infinito, e noi giustamente dietro eravamo quelli che dovevano controllare la situazione, far stare tranquilli i ragazzi, cambiarli, i vestiti, le luci, eccetera eccetera. E ricevere poi gli applausi e il calore di tutti quanti, che poi appena è finito lo spettacolo, in pratica dietro le quinte sono arrivati tutti quanti a raffica per complimentare e appunto dare un sostegno a tutti noi, che nei mesi precedenti ci siamo visti tutti i giorni col caldo, col freddo, e la sala è piccola, eravamo tantissime persone, dal coro che erano quasi 15 persone, solo il coro e più gli altri volontari, e siamo diventati un gruppo veramente bellissimo e forte, cioè, perché purtroppo a livello sociale ci vuole forza per combattere determinati pregiudizi che purtroppo in un piccolo paesino esistono, e per combattere anche il... Non so come dire, per combattere proprio le ingiustizie, perché purtroppo ce ne sono tante e troppe. Noi, essendo una piccola realtà, ce ne conoscono in pochi, ma siamo sempre circondati da persone. Ci basta e ci fa stare non bene e benissimo, perché sappiamo che le persone che ci circondano significa che ci vogliono davvero bene. E questo perché fate un buon lavoro. Grazie a voi. Bene, non Luigi so, Di Gregorio. Maria, Tonia, vieni. Tonia, un'altra volontaria. No, volevo dire, fornite assistenza anche a persone al di fuori del comune di Agropoli. Sì, ci sono altri ragazzi come Almerindo, che purtroppo in questo momento non c'è, o come un'altra ragazza, Rosanna, che è di Prignano. Ok, un paesino qui sopra, insomma. Perché purtroppo in altri paesi non esistono realtà come questa, o non esistono proprio. Ok, grazie mille. Adesso l'ultima domanda da Antonietta. Non capisco. Ci volete parlare della collaborazione con l'associazione della Lega Navale? No, con la Lega Navale è nato, diciamo, a caso. Avevamo progettato di fare qualcosa all'aperto, perché appunto i ragazzi avevano la necessità di uscire, e abbiamo appunto chiesto così, completamente a caso, magari anche in maniera un po' sfacciata, alla Lega Navale se era possibile attivare qualcosa. I pescatori e i volontari poi sono diventati nostri cari volontari, hanno comprato le canne da pesca ai ragazzi, e una volta a settimana andavamo già al porto, e appunto è iniziato questo corso, che poi è stato bellissimo, perché i pescatori si sono affezionati ai ragazzi e i ragazzi cercavano i pescatori. È stato bello perché ogni giorno improvvisavamo qualcosa. Un giorno abbiamo fatto i braccialetti, che ho ancora qui, non so se si veda, che ci ha fatto un pescatore. E un altro giorno abbiamo inventato una canzone per attirare i pesciolini, che poi ci siamo riportati un po' come colonna sonora appunto del corso di pesca. Quindi ogni giorno cantavamo questa canzoncina completamente a caso, però è stata molto simpatica. Bene, grazie. Pensi che sia una collaborazione duratura? Scusami? Pensi che questo progetto può essere un continuo? Si può parlare di progetto duraturo nel tempo? Sì. Oppure è stato un progetto fine a se stesso e durato per un solo periodo e basta, Covid permettendo? Sì, infatti appena iniziato il Covid in realtà noi speravamo che si potesse continuare, visto che stavamo all'aperto, appena hanno riaperto, insomma, l'ultima volta. Purtroppo, essendo appunto i pescatori tutti anziani, mettevamo a rischio troppe persone. Speriamo appena rientriamo e riusciamo a fare il corso, possiamo uscire e magari appunto fare questi giri in barca che fanno sentire liberi un po' tutti. Va bene, grazie. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ringrazio, vi abbraccio calorosamente. Siete stati fantastici.
e spero di potervi vedere presto. Grazie a voi, speriamo di rivederci. Grazie infinite, grazie. Cinzia. E Gianni, ciao. Ciao, allora, ciao, aspettate ragazzi, abbiamo ancora 3 minuti. Sì. Voglio fare io una domanda per Cinzia, insomma, e per tutta l'associazione e per tutti i ragazzi lì presenti. Affinché l'associazione possa insomma lavorare meglio, che cosa chiedete alle istituzioni? Di aiutarci in tutte le nostre iniziative, perché avere il comune, il sindaco vicino a noi è che davvero... tipo di aiuto, Cinzia, chiedete? Che tipo di aiuto? Economico, perché guarda, io tutto quello che sono più di 20 anni, quello che ho realizzato e sto realizzando veramente con i centesimi. Se io avessi un aiuto economico, ma sai quante cose per questi ragazzi si potrebbero ancora fare e realizzare. Allora salutiamo tutti i ragazzi davanti alla camera e salutano. A salutare. Ciao. Grazie di tutto. Ciao, a presto. Ciao. Aiuto regia, ci provo. Ciao, grazie. Grazie a tutti per essere stati con noi anche questa volta. Alla prossima con ANG Radio Agropoli Generation, sempre con voi. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.